buongiorno e ben ritrovati sul canale. Oggi tratteremo di un argomento molto caldo, molto spinoso e in particolare della misura del tasso alcolimetrico nel sangue attraverso gli etilometri. Perché è un argomento spinoso? Perché è un argomento che può riguardare tutti noi, perché è un argomento molto dibattuto, è un argomento che non è, secondo me, mai stato trattato rigorosamente in modo metrologico. Si tratta di una misura, bisognerebbe valutarne bene tutti gli aspetti, tutti quegli aspetti metrologici che abbiamo già trattato nella playlist sulle pillole di metrologia e a cui farò riferimento tutte le volte che toccheremo un aspetto di questi. Tema caldo, tema dibattuto a tutti i livelli, e a tutti i livelli non è mai stato affrontato, ripeto, in modo scientificamente rigoroso. È un tema che è a cavallo tra gli aspetti tecnici e gli aspetti giuridici, ovviamente, perché si finisce sotto processo quando si viene beccati con un tasso alcolimetrico al di sopra dei limiti di legge. Quindi questo video e questa serie di video sarà realizzata a quattro mani con la collega Veronica Scotti, avvocato e professore contratto al Politecnico di Milano, che ringrazio per la collaborazione e che saluto. Grazie Veronica. Buongiorno. Vi dicevo, aspetti legali e aspetti tecnici, spesso trattati con superficialità, spesso trattati dicendo ma non funziona, ma ha dei problemi, certamente li ha, ma questi problemi si possono quantificare e si può arrivare ad una valutazione, secondo me, corretta, ad un giudizio corretto. Nemmeno trasmissioni blasonate come Report sono arrivate, secondo me, a trattarlo in modo completo, in modo corretto. Allora, vediamo di inquadrare innanzitutto l'argomento e vediamo di inquadrarlo essenzialmente dal punto di vista giuridico, a che serve, come si fa e quali sono le implicazioni. Poi vedremo gli aspetti più tecnici. Quindi passo la parola subito all'avvocato Scotti. Grazie ancora per l'aiuto e sentiamo cosa ci puoi dire. Buongiorno, innanzitutto si è posto naturalmente il problema di valutare come effettivamente quale fosse il livello di tasso alcolimetrico nel sangue in relazione appunto a una condotta di guida al fine di prevenire eventuali pericoli derivanti appunto da un simile comportamento. Ora, il legislatore aveva due scelte, una di carattere più scientifico basata su accertamenti di carattere medico, l'altra che per lungo tempo è stata utilizzata più empirica e basata prevalentemente sull'esperienza dell'agente accertatore in relazione a un quadro sintomatico del soggetto presunto trasgressore, quindi sostanzialmente un accertamento di carattere valutativo, anche abbastanza discrezionale se vogliamo, in relazione ad eventuali sintomi che il soggetto poteva presentare in sede di accertamento. I classici occhi rossi, la classica difficoltà di parola, eccetera. Ora, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, si è imposta la necessità di fare valutazioni o accertamenti meglio più oggettivi di carattere medico in relazione proprio alla introduzione delle soglie che ben conosciamo, quindi con dei limiti numerici fondamentalmente ben specifici e chiari. Le tipologie di accertamento, come sappiamo, sono due: una riguardante il prelievo e l'altra riguardante l'aria alveolare espirata e quindi attraverso appunto il respiro, attraverso lo strumento etilometro. Entrambi i modelli si fondano prevalentemente sull'indagine ematica, perché il prelievo ematico è diretto e quindi restituisce un risultato immediatamente rilevabile. L'altro, quindi attraverso il respiro, che fa sempre riferimento comunque a una relazione che intercorre tra l'aria alveolare espirata e l'alcol presente nel sangue attraverso opportuni accorgimenti matematici di calcolo utilizzando dei coefficienti, sono comunque fondati appunto sull'aspetto ematico, cioè quanto alcol c'è nel sangue. Ora,
naturalmente per consentire una più agevole accertamento, più immediato accertamento e tra l'altro meno invasivo, il legislatore ha, diciamo, introdotto e preferito anche in un certo senso l'utilizzo dell'etilometro, utilizzo che risale fino agli anni 40, i primi utilizzi dell'etilometro sono abbastanza datati e ha naturalmente, visti i pregi, ottenuto una grande diffusione questa modalità. Però ci sono anche naturalmente dei difetti, se vogliamo, comunque degli elementi deboli riferiti a questo tipo di accertamento. Da un punto di vista legale, quali sono i fondamenti che autorizzano e quindi rendono lecito l'accertamento tramite etilometro? Li ritroviamo naturalmente all'interno del codice della strada, l'articolo 186 del codice della strada, dove sono definite le singole soglie, nel regolamento attuativo del codice della strada che stabilisce le modalità attraverso cui deve essere effettuato l'accertamento e le modalità di gestione dello strumento, e attraverso il decreto ministeriale 196 del 90 che stabilisce quelle che sono le modalità per la verifica prima dell'etilometro in relazione appunto a quelle che sono le specifiche tecniche di ciascun singolo etilometro, che deve essere naturalmente, prima di essere utilizzato, omologato dal Ministero dei Trasporti. Poniamoci una domanda: l'etilometro è uno strumento di misura oppure no? La risposta è ovviamente sì, quindi di conseguenza ci aspetteremmo che il legislatore trattasse questo strumento esattamente come uno strumento di misura, al pari di una bilancia, al pari di una pompa di carburante e quindi al pari di tutta questa strumentazione che oggi è disciplinata dalla normativa definita di metrologia legale, cioè soggetta a particolari misure, a particolari controlli e verifiche. In realtà l'etilometro, contrariamente a quanto avviene anche in altri paesi europei, tra i tanti la Francia, che ha adottato una disciplina di metrologia legale anche per l'etilometro, in Italia questo non avviene. Infatti l'etilometro viene sottoposto inizialmente appunto a una verifica ai fini della sua omologazione, dotato poi di un libretto metrologico all'interno del quale sono riportate le risultanze dei singoli esami cui viene sottoposto, dei singoli controlli cui viene sottoposto l'etilometro annualmente, in linea di massima avvengono ogni 12 mesi queste verifiche, e successivamente non manca del tutto, si può dire, un protocollo di riferimento per quanto riguarda le verifiche periodiche e le relative tarature che sono solitamente prescritte dal fabbricante ai fini del mantenimento della perfetta funzionalità e ai fini della verifica della incertezza che affligge, se vogliamo, il singolo strumento, che non sono appunto per nulla disciplinati. E quindi dicevamo che per quanto riguarda l'aspetti di controllo e definizione dell'etilometro quale strumento di misura, non possiamo prescindere da quelle che sono valutazioni tecniche anche sotto il profilo metrologico che riguardano questo strumento e che naturalmente sono considerazioni che possono essere estese a qualsiasi strumento di misura, includendo appunto anche l'etilometro, benché il legislatore trascuri del tutto questi elementi. In relazione a questo, naturalmente, chi ci può aiutare a fare questo tipo di valutazioni è un tecnico che naturalmente deve essere coinvolto anche all'interno di un processo penale, qualora ci sia la necessità o si rilevi, si riscontri la necessità, nella più parte dei casi, di introdurre una consulenza tecnica destinata a valutare questi aspetti. Passerei quindi la parola al professor Ferrero in relazione a queste valutazioni. Grazie avvocato, chiarissimo. Allora, adesso si tratta di affrontare il problema della misura, e il problema della misura richiede di valutare il principio di funzionamento, vedere se questo principio di funzionamento dà un contributo all'incertezza di misura, quella che se guardate nelle pillole di metrologia abbiamo definito come incertezza di definizione. Una volta valutato questo aspetto, bisognerà poi guardare l'aspetto più legato allo strumento, quindi l'incertezza strumentale, e poi vedere come garantire questi valori attraverso una verifica, quindi una verifica metrologica, quindi una taratura
dello strumento. Sono aspetti che richiedono del tempo, quindi per non annoiarvi chiudiamo questa prima parte, questo primo video, e questi aspetti li affronteremo nei video successivi, uno per volta. L'avvocato Scotti sarà sempre con me mentre registro, perché ciascun aspetto tecnico, lo vedremo, ha un risvolto giuridico. In alcuni casi viene considerato durante i procedimenti processuali che solitamente seguono gli accertamenti, in altri casi non ancora, e quindi bisogna fare in modo che vengano considerati. Restate sintonizzati sul canale e ci vediamo sul prossimo video. Grazie e arrivederci.